forse si potrebbe dire che è la presentazione più importante, perché se può non avere bei risultati, pazienza, se c'è un problema è un casino per tutti. Poi ha detto delle cose fondamentali, non risparmiamo sui prodotti, perché io dico, facciamo un filler a 300 euro, poi, ma se invece se guadagniamo 10 euro meno, cioè non ci cambia niente, però insomma dormiamo sonni tranquilli, che ce lo fa. A volte siamo un po' tentati, un filler che addirittura su una scatola a 30 euro meno, ma ci fa veramente la differenza? No, forse è una cosa più psicologica, poi in realtà nei fatti proprio non conviene. Un'altra cosa che mi piace tantissimo che ha detto è bisogna fare rete, ha detto, bisogna fare gruppo, il fatto di essere qua è un segnale. E quando c'è un problema bisogna veramente perdere il vizio che quando il problema l'ha fatto quello accanto, questo è un delinquente, chissà che ti ha fatto. Anzi, magari io ho di solito l'abitudine, alzo il telefono, chiamo il collega, dico Alessia, ho visto sta paziente, sì, in effetti, aspetta, ora poi magari ci risentiamo. È così che si deve fare, perché veramente se abbiamo una rete tra noi ci possiamo insegnare a fare le cose, ci possiamo addirittura scambiare i pazienti. Io e Roberto stiamo nello stesso ambulatorio, che è il suo, e a volte i pazienti ce li inviamo, anzi, questo non voglio fare, fallo te. Quindi è completamente l'opposto, cioè il fatto di rubarsi il paziente è veramente anacronistico, e i pazienti ci sono per tutti e tutti possiamo lavorare insieme. Io penso che questa sia una delle cose più importanti che ci dobbiamo dire oggi. Oggi io vi parlo di una cosa che mi piace da morire, il rinofiller, è una cosa che va tanto di moda. Quindi c'è tanta richiesta, noi ne facciamo veramente tanti, quindi ho pensato di parlarvi di questa cosa. Non è che non si parla mai di come va fatto, ma in realtà di come lo faccio io, perché poi ognuno probabilmente ha il suo modo di fare le cose. Quindi vi racconto quello che faccio io, poi magari qualcuno mi dirà come fa lui e ci scambiamo dei consigli. Questa è dove si va? Qui, ok. Scorre? Non scorre. Ok, allora vabbè, un po' di introduzione. In realtà il naso è un concentrato dell'anatomia. Chi fa chirurgia lo sa, però lo deve sapere anche chi fa medicina estetica. All'interno di una piccola piramide ci sono vasi, nervi, ci sono capillari di tutti i tipi, ci sono cartilagini, osso, pelle, mucosa, c'è un po' di tutto. Quindi bisogna stare un pochino sostanzialmente attenti a avere una minima cognizione dell'anatomia, anche se non dobbiamo fare in questo caso un intervento chirurgico, e dobbiamo fare una valutazione abbastanza completa, anche dal punto di vista dinamico, perché sappiamo che oltre il filler, sapete, si può fare anche un po' di botox, no? Sul naso, quando per esempio c'è un movimento dinamico sul depressore del setto che porta giù la punta. Questo non sempre è necessario, quasi sempre se mettiamo un po' di ialuronico nella columella, già quello è sufficiente per contrastare quel piccolo muscolo, però qualcuno invece ce l'ha bello potente. Però va saputo fare, e va saputo soprattutto, perché oggigiorno i pazienti sanno tutto, no? Allora ti dico, ma ho saputo che si può fare anche il botox, vedo, sono sempre preparato, giustamente fa la figurata, perché su internet si vedono tutto, quindi bisogna sapere assolutamente tutto. Quindi fargli fare un po' di movimenti, fargli fare la M, anche a parte, in realtà mentre si parla già gli fai la visita della paziente, perché vedi la sua dinamica del volto. Il volto invecchia anche il naso. Cosa succede? Soprattutto le cartilagini ingrandiscono, cioè ingrandiscono gli orecchi e la punta del naso, no? E il legamento che tiene sulla punta tende a essere più lasso, quindi la soluzione è che quando si invecchia ci diventa la patatina del naso più grande e ruota verso il basso, una fregatura. Però qualcuno ce l'ha anche genetico e ce lo troviamo anche a 20 anni, quindi dobbiamo contrastarlo. Ok, non sto a dire i filler, sappiamo tutti, i filler permanenti sono banditi. Il fatto sul naso utilizziamo soltanto l'acido ialuronico. Io ho utilizzato all'inizio anche l'idrossiapatite, l'idra DS, ci ho provato, però mi dava più edemi, chiaramente poteva essere utilizzato soltanto profondamente sull'osso, non fosse altro perché è bianco, quindi se lo fai superficiale fai macchiette bianche, quindi e per una serie di altri motivi. Quindi io direi che per rinofiller soltanto acido ialuronico. Quindi la qualità è molto importante, chiaramente io non voglio dirvi cose che già sapete e banali, ma insomma è importante quanto dura, perché poi la domanda, no, ma quanto mi dura questa cosa? Perché che faccio? Mi rifaccio il naso o mi faccio il filler? Chiaramente non è la stessa cosa, però una delle cose che ci tengono a sapere è quanto gli dura, per sapere se sta schiavitù. Ciao Carlo, buongiorno, ti è toccato il posto da cattivo lì perché sei andato tardi, ti sta bene? Scherzo. Scusate, siamo un po' tanti, ma siamo sempre tanti quando si fa questi corsi, perché sono pratici e quindi piacciono molto.
E l'anestesia di solito niente, devo essere sincero, perché anche se mettiamo la creme, la cremina anestetica, il naso a parte che ne ha poco bisogno oggettivamente, perché non è una cosa che fa male, ma ha una cute molto spessa, quindi funziona poco. A volte gliela mettiamo per fare coreografia, per fargli capire che abbiamo fatto un po' tutto, però insomma, tra noi ce lo dobbiamo dire, la crema anestetica funziona molto bene. Per le mucose, perché passa, cioè, tieni un po', chiaramente la bocca va bene, sul naso ha poco significato. Quindi direi che al 99,99% anestesia non importa. E quindi lasciamo stare queste cose, passiamo alle cose che veramente ci interessano e soprattutto quelle legate specificamente al rinofiller. Okay? Il naso c'ha tante cose che gli possiamo fare intorno, non c'è soltanto il rinofiller, le citiamo anche se non è argomento di oggi, ma insomma possiamo fare dei peeling, il naso cioè, può essere iperseborroico, può essere grasso, lo sappiamo, ci possiamo fare dei laser, il laser essenzialmente è un laser CO2 per la piccola formazione, ma anche quando c'è degli spessimenti tipo rinofiller possiamo fare anche le surfacing con attenzione perché chiaramente non dobbiamo scendere sotto un certo livello di profondità. Questo sono io, quanti anni fa? Non lo so. Pochi, gliel'altro, forse invece sono 20 anni fa, e quindi ecco, questa è l'integrazione che si può fare in tutta la zona per quanto riguarda il Botox. Quindi il punto però più interessante è sicuramente quello del depressore del setto, non noia perché ogni tanto mi avvicino troppo, e una cosa interessante è anche il puntino per il gummy smile che è l'intorno, non c'entra per il naso, ma insomma quel puntino qui di lato che serve appunto per non far vedere il sorriso gengivale. E unico piccolo problema è che ci può essere un po' di asimmetria, se prende più da una parte invece che dall'altra, vabbè. Però diciamo che è fattibile. E quel puntino accanto sul dorso del naso laterale per me è molto importante perché quando facciamo spesso le zampette di gallina, siccome il muscolo orbicolare è circolare, blocchiamo la parte laterale, tira più quella mediana e quindi si liscia dalla parte e quando sorridono si vede l'ingrinzamento sul naso. Quindi basta veramente 2 unità in quella zona lì e si fa la differenza. Io lì ci ho segnato anche i punti della glabella, giusto per dare un intorno, un around the nose. Ok. E qui ho messo tutti i punti invece dove potenzialmente possiamo fare il filler per quanto riguarda la cosiddetta profiloplastica, perché spesso una persona non si piace, identifica il problema sul naso, però il problema è che se non fai anche qualcosina sul mento non si vedrà mai bene e spesso per esempio se non ritocchi anche la bocca c'è uno squilibrio. Allora niente, dobbiamo essere anche un pochino noi non a spingere ma a consigliare, a far capire alla paziente che se dai magari meno in più punti, più che tanto in un punto, ottieni un risultato più bello e più armonico. Quindi passiamo a una cosa molto importante, il famoso consenso informato. Chiaramente dobbiamo dirgli il limite del rinofiller, perché ci sono le persone che credono di farsi una rinoplastica, non è proprio così, cioè, a volte c'è cioè, grazie per la fiducia, ma insomma non faccio il mago, quindi sono poche punturine in pochi minuti. Sì, chiaramente c'è un bilanciamento tra quello che dai e quello che prendi, ma c'è una durata, c'è un grande limite, il primo limite che gli si dice è guarda, io devo aggiungere qualcosa, quindi il rinofiller non toglie, quindi possiamo avere degli effetti ottici di armonizzazione, ma chiaramente non ha la possibilità, per esempio, di stringere la punta del naso. A volte possiamo fare una piccola proiezione che inganna l'occhio, cioè gli fa una proiezione centrale, quindi sembra quasi più fine, ma non lo è chiaramente. Quindi bisogna sempre sottolineare la parte negativa dei trattamenti, perché quella positiva se la sognano, non importa gliela spieghiamo, dobbiamo dire tutto il peggio, perché al punto che passano dal peggio, sono pronti a tutto e magari facciamo anche una bella figura perché pensano, cioè hanno delle aspettative minori. Ovvio, allora basta, eh. Ok, quindi le differenze, ok, e poi dobbiamo dirgli cosa può succedere, perché ci sono delle cose che succedono sempre, altre cose che succedono mai, altre che succedono raramente, dobbiamo dirgliele tutte, perché chiaramente siamo più portati a dire le cose più belle, quindi sì, dai, al massimo ti viene un piccolo gonfiore, un piccolo ematoma, quello può succedere, tutte le volte che si buca può venire fuori un lividino, questo gli va fatto capire, e dipende dal lago e non spesso non dipende dalla mano. E poi dobbiamo dire però che su uno su 1.000 non ce la fa, ma in questo caso uno su 1.000 può avere la necrosi. Questo
la nefrosi, sì, ho capito, però spieghiamo e facciamo chiaramente una selezione del paziente. E vedremo un po' quali sono i pazienti da mettere sul lettino con un applauso e quelli invece da dirgli: guarda, fai una cosa, vada un altro, oppure non te lo faccio, lo sconsigliamo perché veramente rischiamo di cadere nel tranello di voler farle tutti, questo non dobbiamo farlo, va bene? E quindi, certo, un pochino di edema ci può essere, però nell'arco del giorno e diciamogli anche un pochino della mattina dopo, perché chiaramente l'edema della notte, lo sappiamo, io di solito gli dico: guarda, quando ti svegli la mattina, visto che hai gli occhi un po' di più gonfi sempre, dove andiamo a mettere un po' di ialuronico, può richiamare un po' acqua, quindi se domattina ti svegli un po' gonfio, tranquillo, è tutto normale. Quindi si sveglia, si vede allo specchio e non ti chiama alle 7:30 perché magari sei ancora a letto, eccetera. Ok. La valutazione del trattamento. Allora, noi dobbiamo avere, magari poi inizialmente un po' più attenti, poi viene più immediato, però ci sono tante cose da valutare. Quindi lo spessore del cutaneo, che è diverso da persona a persona e anche nelle singole parti del naso è diverso. Spesso la punta chiaramente è più seborroica, la parte della glabella invece è più fina, ma non è sempre così. A volte ci sono anche delle punte che sono con la pelle molto fine, quelle che dove si vede la cartilagine, guardi, gli vedi quasi la forma. Allora bisogna stare attenti perché c'è il pro e il contro di tutte le cose. Una punta, per esempio, con la pelle fine, spesso riesci a proiettarla molto bene, però si vede tutto quello che fai. Se ci metti un pallino ialuronico messo male, quello gli sembrava un brufolo, quindi bisogna plasmarlo, eccetera. Invece in una pelle molto spessa ci metti un secchio di roba, non si vede niente. Questo anche in chirurgia succede. Quindi la larghezza della punta è un grosso limite, quindi gli va fatto notare e dobbiamo anche valutarlo noi perché se facciamo un'infiltrazione sulla punta e va sottocutanea di pochi millimetri fa l'effetto opposto, quindi invece di non solo non gliela proietta ma gli allarga la punta, quindi si fa una figuraccia e creiamo una cosa. Poi si valuta il gibo. Il gibo chiaramente è la cosa per cui il 99% delle persone si rivolgono al medico per il naso. Quindi va valutato e va valutato nel contesto del naso, perché? Perché dipende molto dall'angolo, soprattutto dall'angolo naso-frontale del nasion. In quelle situazioni in cui questo angolo di per sé è molto aperto, rischiamo di avere il famoso naso leonino, che viene fuori una specie di linea comune tra il naso e la fronte, che è brutto, non piace. Quindi in quei casi è quasi meglio lasciare una gobba piuttosto che avere un avatar che va in giro, che non ci fa una bella pubblicità e che non è contento. E quindi dobbiamo stare attenti diciamo, la cosa io che vi voglio dire è evitate i nasi operati. Questa è la cosa principale, perché il naso operato è quello che dà più rischio. A dire il vero, non tutti i nasi operati, perché ci sono vanno toccati i nasi oltre che guardarli. No? Il naso che va evitato è quello con la retrazione, dove la pelle non è mobile, soprattutto nel lato del naso, in queste zone qui. Quindi se voi andate a toccare e la pelle si muove, anche se è stato operato, vuol dire che non c'è stato un grosso sconvolgimento anatomico. Quando la cute è adesa ai piani profondi, non vi fate prendere la voglia perché è dove si mette il piede nella fossa, va bene? Quindi evitatelo. Anche se le persone a volte in questi casi dicono: me la prendo io la responsabilità, non importa, dottore, non si preoccupi. Grazie, guarda, c'è un mio collega bravissimo, fa queste cose, vada a lui. Questa è una cosa fondamentale. Quindi bisogna stare attenti anche alle microinfezioni cutanee, già parlato di Isabella, per esempio la rosacea, questa tendenza a fare il brufoletto sul naso, non glielo facciamo? Sì, glielo facciamo, magari gli facciamo fare una prevenzione, una copertura con antibiotico, si può usare per esempio il Bassado, queste cose che fanno una settimana, le facciamo prendere, ma come un antibiotico a rinofille? Sì, se no, e se no te lo fa. È molto facile, tanto meglio un problema a meno che un paziente in più, ok? Ok, andiamo avanti. Andiamo sempre più verso la parte pratica, va bene? Quindi abbiamo acido ialuronico, io uso lo Juvederm 4 per fare il naso, vediamo cosa uso, perché quello più fine mi sembra che renda poco e sono abituato con questo, quindi sono anni che lo faccio con questo, mi trovo bene. L'ago che ci trovo dentro è il 27, ma probabilmente d'ora in poi utilizzerò quello 29 di Annalisa, perché non lo faccio, perché mi ha dato un bel consiglio, li troverò subito. Ma diciamo è ben tollerato anche oggettivamente il 27, si tollera bene. Il paziente dice sempre: credevo di sentire male, invece non ho sentito niente. Sul dorso praticamente sente niente.
un puntino di pizzichino sulla puntina e qui sotto, chiaramente sulla columella un pochino sente, perché io gli dico sempre: guarda, quando ti strizzi un brufolino lì sotto senti male, è un punto delicato, anche quando ti bucherò senti un pizzichino. Sono sempre tornati tutti, quindi vuol dire che tantissimo dolore non ne hanno sentito. Poi chiaramente cose banali, guanti, garze, un po' di ghiaccio a disposizione, perché a volte qualcuno serve il ghiaccio, ma probabilmente no, però se glielo dai sono contenti. Quindi una bustina di ghiaccio la teniamo lì. Gli Stary Strip non li metto quasi mai. Se vedo una tendenza al gonfiore immediato, allora magari per qualche ora metto lo Stary Strip a cavallo sul dorsale del naso. 99% no. Ok, cominciamo a vedere un po' di figurine. Ecco, questo angolo blu che ho disegnato è quello che ci deve fare stare attenti a non farci venire la voglia di addrizzare dei dorsi che poi ci danno vita al famoso avatar, no? Il leone. E quindi va val ben valutato. Poi valutiamo il punto di maggior proiezione del gibbo. Ecco, e poi ci consideriamo un po' quello che vorremmo fare. E questa linea rossa è un po' il dorso che dobbiamo ottenere addrizzato. Chiaramente, se più mettiamo nella parte alta e meno mettiamo nella parte bassa. E questo è un bilanciamento, no? Chiaramente. E quindi ci possiamo giocare la parte della punta, che il paziente non ci chiede quasi mai quella parte lì, però se ne mettiamo anche un pochino nella zona anteriore, ne possiamo mettere meno nella parte del nasion. E quindi variamo meno questo angolo nasofrontale. Questo è un bilanciamento, chiaramente considerate una bilancia, questa linea rossa che bascola sul punto di maggior proiezione, quindi decidiamo quanto mettere prima e quanto mettere dopo. La cosa migliore è farlo, diciamo, a step. Di solito comincio sul nasion, poi passo un po' sulla punta, poi li proietto anche un po' sotto e qui possiamo metterle in due posizioni, diciamo. La posizione che va a ricreare in qualche modo il setto membranoso, cioè quella parte che va dalla cute all'inizio della cartilagine interna, che a volte non c'è o comunque è veramente poco rappresentato, specialmente in quelle persone che hanno la retrazione della columella, dopo vediamo più in fondo. Cioè praticamente non tutti hanno il... Troppo vicino? No, sì. Ti ho sentito proprio una specie di energia che veniva da qui, che diceva: non te lo dico, ma hai rotto coglioni, non te lo dico. E praticamente la parte che vediamo qui di giallo è un po' il ricostruire il setto membranoso, perché che manca, e quindi porta diciamo la columella verso la parte bassa della columella verso il setto. Quindi non è in realtà una punta che è calata, ma è la parte bassa che è salita. Che non è la stessa cosa, ma che visivamente può sembrare la stessa cosa. Invece, possiamo invece ricostruire, e dico ricostruire tra virgolette, è come se mettessimo un innesto, quello che si fa in chirurgia mettendo un innesto di cartilagine, noi ci mettiamo lo ialuronico. Quindi praticamente in questo caso andiamo a mettere proprio l'acido ialuronico tra le due cartilagini, che chiaramente aiuta a ruotare la punta verso l'alto e quindi ci aiuta a mettere meno di sopra, quindi è tutto un bilanciamento. Se io faccio sollevare la punta, posso mettere meno sulla punta, allora posso mettere meno anche sul dorso, insomma, ecco, quindi devo mettere fondamentalmente meno in più zone invece che tanto in un punto. Questa è la cosa che mi piace più fare a me. Quindi i piani di infiltrazione quali sono? Piano intradermico, cioè proprio superficiale, perché il bello dell'infiltrazione superficiale, diciamo che è dove la metti e dove sta, però deve essere microscopica. L'ipodermico, cioè sotto la cute, e questo non dobbiamo farlo nella punta, perché se no immediatamente scende tra i dom delle cartilagini alari e allarga la punta, questo è da evitare. E sovraperiosteo chiaramente nella zona del nasion, praticamente quassù, va bene, proprio per dove ruota, dove fa l'angolo tra il naso e la fronte. E poi le due tecniche un po' miste, che sono quella del multipiano, cioè chiaramente tutte queste cose messe insieme, o a manicotto. Manicotto che me la sono inventata io, diciamo, non so se qualcun altro lo dice così, ma sicuramente lo faranno, e cioè fare tanti piccoli puntini intorno al naso, intorno al naso in questo caso, e ora dopo ho fatto anche una figurina, vediamo un po' se la ritrovo, e praticamente per farlo sollevare senza mettere un accumulo che scenda all'interno appunto.
sotto la cute per non farlo migrare. Ecco, come si fa? Sì, praticamente poi lo vorremmo fare. In queste cose è più facile farle vedere che scriverle. A volte se provate a spiegare a una persona come si fa a allacciarsi le scarpe è tremendo, sembra di fare una cosa tremenda. Fai un cappio, gira all'intorno, gira, poi lo fai, cioè, ah, è questo. Quindi così, con la mano sinistra si pinza il naso, la cute, la tiriamo su e per come a simulare quello che vorremmo fare e poi facciamo delle piccole infiltrazioni. Io favorisco sempre inizialmente le infiltrazioni superficiali e poi semmai mi gioco quella profonda dopo. Perché? Perché quella profonda c'ha un problema che se noi quando mettiamo noi una dose di acido ialuronico in un punto di clivaggio, gli basta una piccola pressione per muoversi. Quindi se metto l'acido ialuronico nel sottocute o nel piano periosteo, sopra periosteo, lo possiamo fare. Però se lo premo, quando vado a premerlo, ho più possibilità che mi vada ai lati e a volte capita di vedere l'acido ialuronico che proprio allarga la base del naso, che è brutto e le persone non gli piace. Quindi, ma giustamente chiaramente non gli piace. Quindi dobbiamo evitarlo. Quindi se io devo dare una... la serve, vedi, perché c'è la moto. Se devo privilegiare un piano, è sempre quello superficiale. Chiaramente il piano superficiale posso metterne poco, perché devo mettere delle infiltrazioni proprio intradermiche. Quindi ne faccio tante tutte intorno, in modo che lui praticamente è come se la pelle si spessisse e mi viene su. Poi se non mi basta, allora faccio anche un'infiltrazioncina, chiamo a colonna, cioè arrivo fino al periosteo e poi torno indietro facendo una piccola colonna che mi sostiene anche quello. Me la gioco dopo. Prima faccio l'infiltrazione invece nella punta. Ecco, queste piccole infiltrazioni a manicotto, ho fatto questo piccolo disegnino, ha fatto a mano, che forse si capisce però quello che intendo, proprio per dargli a circondare un po' la zona in modo che me la tiri su, tramite proprio piccole infiltrazioni superficiali. La punta possiamo fare soltanto infiltrazioni superficiali, se si fa profonda è sempre una fregatura, perché uno pensa di fare bene e invece va nel mezzo delle cartilagini e l'allarga. Piccole infiltrazioni, veramente piccole, cioè nel senso che proprio devono essere millimetriche, ma basta veramente poco per proiettare. Poi diamoci un limite, se a un certo punto vediamo che la punta più di tanto non si proietta, fermiamoci, si passa nella parte di sotto e gli facciamo quelle infiltrazioni che abbiamo visto. Quindi un po' di qua, un po' di là, piano piano il naso si cresce. E io torno indietro. Questo. Sì. Vado? Vai. Ok, anche per fare la columella, io di solito con la mano sinistra pinzo il setto membranoso, il paziente soffoca, cioè no, respira con la bocca. Cioè, ma scusa, ma stai a respirare con la bocca? Cioè, a volte... E poi faccio queste piccole infiltrazioni nel setto membranoso e nella columella. Ditemi se mi devo fermare, torno indietro, qualche figura. Allora, le parti laterali sono un pochino più attenzionabili, bisogna stare molto attenti. In realtà mi è capitato, quando ho iniziato a fare rinofille, ho scoperto dopo, nei posti peggiori, perché cominciai a farli quando, forse 10 anni fa, forse più, non mi ricordo, quando c'era qualche paziente che sono stato da operarmi al naso, mi hanno fatto questa cosa, mi vorrei rioperare. Io vedevo questi buchi nel naso e dicevo, io non ti rioperò te perché sei un paziente che non sarà mai contento, ti faccio, e cominciai a fargli queste puntoline. Per esempio ho cominciato dai pazienti più a rischio, quelli posto a operare, l'ho scoperto dopo, però ora vi faccio vedere anche quelli. Questa è una parte tipica dove viene magari tolta troppa cartilagine triangolare, si chiama, va bene? Però voi non siete chirurghi, però io sicuramente sapete anche voi un po' d'anatomia. Quando viene tolta un po' troppa cartilagine triangolare, passiamo a fare una piccola infiltrazione per risollevarla. Con molta attenzione, se il tessuto è adeso non lo fate, se lo sentite mobili a vostro coraggio, diciamo così. Non voglio spingere a fare cose pericolose. Se voi lo fate vi mando anche i miei, perché almeno io non le faccio. Ok. Ecco, dopo la seduta lo steady strip opzionale non lo metto quasi mai, bisogna sempre dire di evitare di manipolare la zona, chiaramente per ovvi motivi, se più lo premi e più che si sposta. La classica domanda, ma gli occhiali me li posso mettere? Magari i primi giorni no,
se quando li metti o se li metti nella, li appoggi un po' più avanti nel punto dove sulla gobbettina. Ma come sulla gobbettina ci ho avuto apposta per quella? Sì, ma è l'unica parte che non ho toccato, sono andato solo intorno, quindi lì ce li puoi appoggiare chiaramente. E magari quei modelli che hanno i nasini laterali e quindi non premono proprio nel punto di infiltrazione. Chiaramente non esporsi a fonti di calore, cose abbastanza banali. Ok, quindi le complicanze che può succedere. Allora, quando si buca, l'ematoma ci può essere sempre. Sul naso, per la verità, è abbastanza raro, però può succedere. L'edema è veramente poco, ci può essere. Lo Juvederm è un filler che tende a tirare poca acqua rispetto ad altri, quindi mi gonfia poco, però a volte la mattina dopo c'è un pochino di edema, questo può succedere. La migrazione del filler è dovuta o abbiamo sbagliato piano oppure abbiamo messo troppo in un piano. Noi più mettiamo, specialmente quassù, nel nasion, se facciamo un accumulo troppo. Ci facciamo prendere entusiasmo, ce ne metto un altro po', va bene? Lì per lì può essere anche una cosa carina, però chiaramente più è impressione, più che trova posto nel piano di clivaggio, tende ad andare dalle parti. Quindi se vogliamo metterne un altro po', cambiamo piano, magari spostiamoci anche di pochi millimetri più in alto, va bene? Qui la punta globosa, magari siamo scesi all'interno delle cartilagini alari. E poi le infezioni cutanee a volte ci possono essere, no, infezioni non sono molto gravi, però nella punta, che è un punto molto sebaceo, questi puntini provocano a volte delle microinfezioni che come si manifestano? A punta rossa, tipo masto ciliegia, e gli si dà antibiotico, antinfiammatorio, capita, va bene. Ok, possibili complicanze a medio termine, no, l'edema che dura, a qualcuno gli dura tanto l'edema. È abbastanza raro per la verità, però qualcuno dice: ma a me mi è durato 2 settimane, sto naso gonfio. Ma è essenzialmente legato alla punta. Probabilmente sono delle microinfezioni sorde che restano lì, non si manifestano in realtà come un'infezione, però è legato a qualcosa del genere. La punta globosa, questa punta troppo larga, abbiamo sbagliato noi. Vabbè, ora vediamo un po' di casi clinici. È difficile fare una classificazione dei problemi sul naso perché sono spesso misti, cioè chi c'ha la gobba gli casca anche la punta, chi c'ha la retrazione della columella magari c'ha anche una deviazione. Quindi io ho provato a mettere insieme qualcosa, però prendetela con il beneficio del dubbio. Ecco, io cominciai con queste cose qui. Questo mi ricordo, uno dei primi pazienti, mi sa che tempo fa, mi hanno levato troppo setto. Non ti riopero, ti metto un po' di ialuronico. E quindi in questa zona qui gli feci questa cosa, fu proprio uno dei primi. Un altro simile. Chiaramente i pazienti poi sono contenti perché non hanno voglia di rioperarsi, chiaramente una cosa del genere gli leva un bel pensiero. Sì, devo venire 2 volte all'anno, vabbè, però non sono andato in sala operatoria. Queste cose, vedi, questo è un classico di chi ha poca esperienza sui nasi, cioè ti levo la gobba, ti faccio un piacere perché visto che ci sei, ti levo anche un po' di gobbetta, la punta è difficile, lasciamo stare. Questo è il risultato. Allora, non si voleva rioperare, mi sembra che il risultato è dignitoso. Sì, te lo devi rifare ogni tanto, però ecco, questi sono tutti quei casi che oggi avrei pure a farli, all'inizio non avevo capito, e vai, allora, ho fatto un sacco di cose. Questo è anche un naso che è stato operato un pochino così, è stato un pochino riaddolcito, c'aveva retrazione della columella, come vedete, e un pochino di gibbosità residua, dal davanti. A volte hanno anche un'armonizzazione anche là davanti, se ne vede un pochino, questo è un po' meno evidente. Un'altra paziente operata che non era contenta della forma, quindi io ho un pochino ridato il naso, la curva del naso frontale. Ecco, anche queste cose qui, la classica cosa che forse ti gratta un pochino di gobbetta, ma la punta lasciamola stare. E qui viene fuori questi, diciamo, che si chiamano Polly Beak. Che è una deformazione detta a becco di pappagallo, cioè questo affare che resta un pochino in cima così. Poi ci sono dei nasini facili, insomma, che si fanno volentieri, chi ha voglia di un addolcimento, cioè che non ha un naso brutto, però se gli dai qualche tocchettino cambia profilo. E ne vediamo alcuni, questi sono, ecco, che lo armonizziamo mettendo poco, un po' distribuito. Nasi facili, diciamo, in qualche modo, va bene, che si addirizzano un pochino. Ecco, lei, per esempio, ci ha avuto un pochino il naso leonino. Una persona a una certa età contenta, non si sarebbe mai operata, quindi è andata via contenta. Persone più giovani, sono queste zone del nasion con una bella infossatura, li facciamo abbastanza volentieri, perché si sa che vengono abbastanza bene, e hanno anche la sensazione di un naso che diventa più stretto.
Cioè, perché? Perché mettiamo qualcosa sulla punta, è più proiettata, quindi sembra più stretto, chiaramente non lo è, però otticamente migliora. Questo è qualche altro esempio di armonizzazione dell'angolo. Spesso non si capisce neanche in realtà cosa è successo, però vedi sta meglio. Questo è classici nasi che hanno un pochino grande, ma che ha quell'incisura grossa sulla fronte e la columella retratta. Poi ne vedremo anche un pochino di più gravi. Cose invece un pochino, queste sono tutte cose abbastanza soft, che essenzialmente i tre punti più o meno bilanciati sono sempre gli stessi. Casi facili. Questa la foto è venuta male, ma l'ho messa qui soltanto perché ha fatto Grande Fratello. Ecco qui, naso bruttino da sistemare, che chiaramente poi no, è difficile, chiaramente a volte non glielo dico, ma lo penso, ti mando via con un naso bello, ma sei sempre brutta, ma questo insomma. Cioè, ci sono, c'era. Che c'è qualche telecamera che ci ripiene, no, no. C'era la barzelletta, dice ma io ti faccio anche, ma fatti qualcosa, cioè, come cambiare le mattonelle in bagno, è più bello, ma sempre un cesso, insomma, Ecco, anche gli uomini a volte non si fanno mancare questi trattamenti qui, però sono tutti un po' porta verso un naso un po' più femminile, però ugualmente contento, vediamo anche dal davanti che diventa più. Così, più delicato per così dire. Questa l'ho messa perché poi mi ha mandato la foto da così, fatto il selfie, mi ha mandato contenta la sera, così truccata, che sembra un'altra persona. Ok. Gobbetta, sono tutti nasini questi che si fanno volentieri, perché insomma sono persone che non si opererebbero, però invece così con poco hanno delle soddisfazioni. E facciamo un po' una carrellata. Sono appena fatti, vedete i puntini ancora del filler. E c'è sempre questa sensazione un po' strana, per cui lo dicono tutti i pazienti, che nonostante sia stato aggiunto qualcosa, il naso sembra più piccolo, perché in realtà ci guadagna d'armonia, cioè, quindi è una questione di proporzione. Questo ha un difetto, questo naso, forse due nel risultato, e ve lo dico io, lo notate forse, cioè, la columella è un po' troppo pronunciata così. E forse l'angolo naso frontale è un po' troppo, però rispetto al prima è ugualmente apprezzabile. Insomma, ci sono dei limiti che chiaramente sono invalicabili. Vediamone qualcun altro. Se volete mi fermi su qualcuno, me lo dite, si discutono insieme, magari mi dite quello che avreste fatto voi, invece quello che ho fatto io, questa la conosci, questa no. Ecco, anche qui c'è per esempio un angolo naso frontale che era già aperto, molto, molto ottuso, quindi è ancora un po' troppo ottuso, però la punta è carina e ci si può stare. Nasi etnici li ho chiamati, sono i nasi quelli, diciamo, di persone di colore. Lei in realtà ha un naso abbastanza, anche se è di colore abbastanza occidentale, questa meno. Spesso hanno il naso, le punte larghe che non ci avvantaggiano e sono dei DOM, delle cartilagini alari che anche ci fanno trovare difficoltà anche in chirurgia perché nonostante sono grandi, delle grandi alari, cioè delle lenzuole di cartilagine, sono mosce, cioè praticamente non hanno consistenza, quindi offrono un po' di difficoltà. Lei ha fatto anche un po' di bocca, c'è cioè qualche un po'. Ecco, vedete però che la punta, con un po' di impegno, si riesce ad addolcirla, a sollevarla e sembra quasi più stretta, non lo è chiaramente più stretta, però sembra. Lei aveva una retrazione della columella, vedete, gli mancava la parte sotto. Naso un po' schiacciato e con un pochino di naso. No, 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 è post-chirurgico lei? Totalmente te ricordi, Michele? Ma come fai? Vedi, ora deve dare la cambia, deve la mette allora nei post-chirurgici. Ok, questa la conosci, ma non è post-chirurgica, è la sua amica. Ma te a tutti a mente, io me la. Vabbè, ora ti faccio rifare la presentazione. Lei aveva, ecco, anche lei gli manca la columella sotto, quindi spesso succede che manca proprio il sostegno della columella e il vero difetto è quello. Vedete da davanti e guardatela da sotto, come il naso in realtà si è proiettato e ha creato un pochino di triangolarità. E gli ha spinto anche un pochino le narici che hanno cambiato un po' di forma, erano più rotonde e si sono diventate più ovali verso l'anteriore.